Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate, benvenuti in un nuovo video. Sono stata ragazze taggata in questo video da una fantastica persona che ho conosciuto qua su YouTube e sto parlando di Luke 65. Vi invito ragazze a seguirlo perché veramente fa delle live meravigliose, divertenti e non vi annoiate soprattutto. Invito a fare questo bellissimo video tag ad Agnelle Scocco, ad Aci Rain, perché non la vediamo spessissimo. Iniziamo con la prima domanda del video tag e la prima domanda che ci fa è: sei mai andata dal parrucchiere durante il lockdown? Allora, io dal parrucchiere durante il lockdown non sono andata. Infatti avevo ragazze una ricrescita che mi arrivava fino qua e sono stata per tutto il lockdown è così. Una cosa, ragazze, positiva di questo lockdown è che i miei capelli sono migliorati tantissimo e poi io dal parrucchiere non ci vado, da tantissimo, tantissimo tempo perché ho la mia parrucchiera personale che si chiama Angeles Coco, ragazze. E poi perché durante il lockdown, ragazze, non si poteva andare da nessuna parte perché erano tutti chiusi, sia il parrucchiere e qualsiasi altro negozio. Passiamo alla seconda domanda di questo video tag e la seconda domanda ci dice: sei mai andata a cavallo? Sì, ragazze, sono andata in cavallo quando ero piccola perché i miei nonni, ragazzi, avendo un'azienda piena di animali e varie altre cose, ragazze, c'erano anche i cavalli. Però comunque, ragazze, un po' di paura andare sul cavallo ce l'ho. E passiamo ragazze alla terza domanda di questo video tag e dice: hai mai fatto qualcosa di particolare durante questo lockdown? Allora ragazze, io qualcosa di particolare sì, l'ho fatta. Durante questo lockdown facevo corsi online per migliorarmi con le unghie e facevo altri corsi, ho fatto un corso di estetista per imparare a togliere i peli del corpo, ecco, sì, ho fatto quello, facevo ginnastica, mi allenavo, queste cose qua, sì, facevo, mi tenevo comunque in forma, mi tenevo sempre comunque con la mente occupata, ecco. Passiamo ragazzi alla quarta domanda di questo video tag e la quarta domanda ci dice: hai mai avuto problemi con i carabinieri? Io ragazze non ho mai avuto problemi con nessun carabiniere, con la legge, assolutamente mai. C'è stato soltanto un episodio, ragazze, che mi vergogno veramente di dirlo qui davanti a voi perché una volta ero uscita dalla discoteca, ero solo un po' brilla, ragazze, però vedevo tutto ovviamente. Non ero a terra, ecco, non ero proprio a terra, sì, però ero un po', mi girava la testa, un po' brilla, ho guidato senza prudenza. Mi hanno fermato ragazze i carabinieri, ma la cosa positiva è che quando io mi gira la testa, quando bevo, vabbè, non sono una di quelle persone che si ubriaca totalmente, no, assolutamente. Di questa cosa sono molto prudente, però quando mi hanno fermato mi hanno controllata, ma non si sono accorti che ero un po' brilla, ma se mi facevano ragazze il palloncino mi toglievano la patente subito. E poi ragazzi sì, ho avuto un ragazzo carabiniere, ma niente di che. Passiamo ragazze alla quinta domanda di questo video tag e dice: hai mai fatto qualcosa di particolare in chiesa? Allora io in chiesa oltre a pregare, perché sono una credente al 100% ragazze, ad andare a qualche battesimo, qualche comunione o qualche matrimonio, no, non ho fatto altro di particolare. Passiamo ragazze alla sesta domanda di questo video tag e la sesta domanda ci dice: hai avuto vicini rompiscatole? Alzate ragazze la mano, vi lascio così, se qualcuna di voi ha mai avuto problemi o vicini rompiscatole. Passiamo ragazzi alla settima domanda di questo video tag e la domanda ci dice: hai mai usato o visto film con sottotitoli? Tante volte ragazze, soprattutto quelle di lingua che non conosco, come l'arabo, come l'inglese e tante altre lingue, sì, ho visto vari film con i sottotitoli. Passiamo all'ottava domanda di questo video tag e l'ottava domanda ci dice:
Hai mai avuto problemi nei locali pubblici? Beh, chi ragazze non ce l'ha? Penso di sì, tutte noi, soprattutto quando magari stai facendo la coda da qualche parte e viene quella furbetta e si intromette lì che ti viene proprio la voglia di, di ammazzarla in quel momento lì, diciamo, tra virgolette, ecco, sì, assolutamente, ma io sono una ragazza calmissima e quindi preferisco lasciar perdere queste cose e continuare e farmi la fila, anche se va l'altro furbetto, ovvio. Però ovviamente ragazze che dà sempre fastidio, però è meglio non fare troppi problemi veramente, perché la vita è corta e quindi bisogna godersela ogni momento senza bisticciare, senza odiare nessuno, quindi va bene così per me. Passiamo ragazzi alla domanda numero 9, e la domanda numero 9 ci dice: è mai successo qualcosa durante la messa? Durante la messa ragazze, a me non è mai successo niente, a parte ragazze qualche cellulare che squilla in chiesa, sì, quello sì, sempre, però ragazze niente di che. E la decima domanda ci chiede: ti sei mai ubriacata? Allora ragazze, io sì, mi sono ubriacata quando ero piccolina, proprio da perdermi, che non ci riconoscevamo una dall'altra. Mi sono ubriacata perché avevo una mia cugina che aveva un piccolo mini market e un giorno ci ha offerto di tutto, proprio birre, vino, proprio abbiamo mischiato che abbiamo pianto per tutta la sera, abbiamo vomitato, quindi abbiamo fatto di tutto, guarda. E questa è stata un bel ricordo e una bella esperienza. E niente ragazze, io ho finito questo video tag delle 10 domande e risposte, spero che vi sia piaciuto questo piccolo video tag e noi ragazze ci vediamo a un prossimo video, vi mando un bacione, mua, mua, mua.